27 anni e ho l'azienda in Predarbora, che è un paesino proprio nel comune di Farini, siamo a 1000 metri, e ho 200 alveari sparsi per tutta la Valmore, quindi io produco miele principalmente. In realtà abbiamo un'azienda anche un po' ad ampio respiro, perché con il miele purtroppo negli ultimi anni non è stato un bel periodo, soprattutto quest'anno che è abbastanza drammatico, e allora ci siamo reinventati un po', abbiamo cominciato a produrre della verdura, abbiamo cominciato a piantare per il futuro dei noccioleti, sempre però seguendo i principi dell'agricoltura biologica. Qui ovviamente le fotografie non si vedono, però questi sono degli scorci della Valmore, che sono dei posti meravigliosi, sempre meno conosciuti. Questo è lo stesso inverno, si va pure avanti, e questo è Predarbora, nel 92, quindi non tanto distante da quando abbiamo aperto la nostra attività di apicoltura. Contate che noi siamo un po' esterni, nel senso che arrivavamo dalla periferia di Milano, i miei genitori erano appena ritornati dalla vacanza di nozze e si sono ritrovati a Predarbora, si sono innamorati del posto e con un po' di sacrifici sono riusciti a comprare, sì, purtroppo maledetto fu quel giorno sotto certi aspetti, perché diciamo che siamo a pieno regime nel lavoro con le api, le seguiamo dalla mattina alla sera. Abbiamo cercato dal primo momento però di instaurare quello che è un concetto di agricoltura diversa, ovvero di alta qualità, cosa che ai tempi, si parla degli inizi degli anni 90, quando abbiamo cominciato ad avere la certificazione biologica, il biologico era visto come una sorta di prodotto di nicchia, se non una cosa voodoo, se non una cosa completamente truffaldina. Io vi posso assicurare che andando a diversi mercati venivo additato più di una volta come un truffatore, cosa che poi col tempo la maturità delle persone è cambiata e ha potuto definire quello che effettivamente fare agricoltura biologica, soprattutto farla in montagna, è un discorso soprattutto ambientale e di sicurezza alimentare, perché non solo si incentiva il territorio, ma si incentiva anche il proprio prodotto e la propria salute alimentare, perché il prodotto biologico è sicuramente più controllato di un prodotto convenzionale. Allora la nostra azienda, diciamo che è partita sotto questi auspici e ci siamo però confrontati con una realtà che era molto diversa da quella della pianura, perché a me piace sempre raccontare un po' di quella che era la situazione della Valmore all'inizio degli anni 90, alla fine degli anni 90 anche, dove c'era uno spopolamento non solo aziendale ma anche umano. C'era una perdita soprattutto di tradizioni e di persone che probabilmente faremo fatica a recuperare. Adesso c'è un